Se il mondo vi disprezza, sappiate che prima ancora di voi il mondo ha disprezzato me. Se voi foste un prodotto del mondo, vi rispetterebbe come cosa sua. Ma poiché non siete costati nulla al mondo, ma siete stati eletti come creature nate spontaneamente dalla vita, per questo il mondo non vi sa apprezzare, perché non si stupisce del prodigio che dà la vita ad ogni creatura. E mi offendono senza motivo. Se non fossi venuto e non avessi mostrato opere che nessun altro mai fece, sarebbero senza colpa. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non sarebbero colpevoli. Ma ora non hanno onde scusare i loro errori. Vi ho detto queste cose affinché non siate sorpresi né scandalizzati se vi cacceranno dai vostri luoghi. Anzi, verrà il momento che coloro che vi calpesteranno crederanno di far cosa meritevole. E vi tratteranno così perché non conoscono me né le meraviglie della creazione. Ecco, io vi ho detto queste cose perché è venuto quel tempo. Vi ricordiate che io ve le ho dette. Non ve le dissi al principio, poiché allora io ero con voi e voi con me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma adesso non siete ancora capaci. Ma appena sarà in voi lo spirito di verità, allora conoscerete la verità. poiché lo spirito non parla per se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e annunzierà tutto quello che ancora dovrà essere. Allora la verità mi renderà merito, perché avrà ricevuto del mio e lo farà conoscere anche a voi. Tutto quello che è nella fonte della vita è anche in me. A volte la natura sembra compiacersi nell'ostentare la sua forza distruttiva. All'improvviso insorge e trasgredisce ogni regola, scatena gli elementi, sovverte l'ordine che presiede ad ogni avvenimento, come se volesse ribellarsi alle leggi della creazione.